Grazie a Fabrizio che rimane con noi fino alle 7:30, quindi comunque adesso insomma, è disponibile anche eventualmente o per domande o anche per provare insomma, gli abiti che ha portato insomma, per noi. E tra l'altro mi collego a quello che abbiamo fatto ieri, insomma, come si suol dire, rispetto alle buone prassi di inclusione, credo che abbiamo aperto nel modo migliore, Marino, e quindi ti cedo la parola. Sì, grazie Fabrizio, perché non ci poteva essere, credo, un modo migliore, perché questa sera noi cercheremo di guardare, ma soprattutto di capire quella che è stata la risposta positiva del nostro territorio. Quindi le cose buone che soggetti come voi, come noi, come voi, sono riusciti a fare. A 360 gradi, quindi questa sera ascolteremo anche esperienze di inclusione, non soltanto nei confronti dei richiedenti asilo, ma ascolteremo esperienze di inclusione anche nei confronti di persone che sono nostri concittadini, no? Persone che vivono insieme con noi. Quando c'è stato a fine maggio l'incontro con Mediterranea, eravamo a discanto più o meno, ecco. Io avevo fatto un po' la storia di quella che era stata l'accoglienza qui a Chioggia in questi ultimi 25 anni, non sto a ripeterla perché molti di voi l'hanno già ascoltata. L'ho suddivisa fondamentalmente negli anni 90 con l'accoglienza legata a tutta la questione dell'ex Jugoslavia, vi ricordate, no? Lo smembramento dell'ex Jugoslavia, i campi profughi di Zelarino e San Giuliano, poi gli smistamenti. C'è stato un momento di passaggio, fine anni 90, primi anni 2000, con un consistente, forte arrivo di un altro tipo di immigrazione legato al lavoro di cura, le cosiddette badanti, con le tre sanatorie che abbiamo seguito qui nel territorio passo per passo. E poi dagli anni 2000, dal 2009 in poi, sono stati caratterizzati da quello che ancora oggi noi stiamo vivendo come, speriamo non più, emergenza, richiedenti asilo, rifugiati. Quindi in questo contesto si inseriscono, cercheremo di conoscere, capire quelle che sono state le buone prassi. Io per un momento mi fermo qui, magari dopo lo riprendo un po' alla volta sulle cose che verranno dette. Buone prassi che riguardano fondamentalmente nel nostro territorio, Chioggia Cavarza e Recona, il veneziano, che riguardano fondamentalmente due grandi linee, due grandi direttive, il lavoro e la scuola, che sono i due grandi strumenti di inclusione sociale. E io comincerei proprio da questo allora, dal lavoro, insomma, perché la prima difficoltà che uno trova è proprio quello di cercare lavoro, trovarlo, quindi avere un reddito, poter pagarsi un affitto, poter pagare. Da lì si comincia la ricostruzione, d'accordo? Per molti aspetti casa e lavoro sono la binata vincente, se uno riesce ad avere qualcuno che li accompagni in questo. Allora io che abbiamo chiesto, no, io ho chiesto, allora, abbiamo chiesto a Sergio Bacchetto di raccontarci un po' come mai hai avuto la possibilità di, come imprenditore agricolo, giusto, di assumere delle persone. Prego, Sergio. Buonasera a tutti, mi chiamo Sergio Bacchetto. Per chi non mi conosce, no, noi abbiamo un'azienda vivaistica qua nel territorio, un'azienda storica di famiglia. E la nostra realtà è cominciata negli anni 80 con i nostri genitori che sono partiti da coltivare radicchio in campo, poi a produrlo dentro i vivai. L'azienda è cresciuta tanto negli ultimi anni. Una volta si usava gli operai erano del posto, erano di famiglia. Poi l'azienda è cresciuta e abbiamo avuto esigenze di trovare del personale. Bisogna dire che in questo momento qua i giovani in agricoltura non vogliono lavorare, insomma, è un lavoro difficile e bisogna quindi trovare altre vie. Grazie a Barbara e a Mauro Mantovan abbiamo deciso di affrontare questa sfida e abbiamo assunto 20 richiedenti asilo, tutti prevalentemente della zona subsahariana e anche qualcuno dal Bangladesh. Abbiamo fatto un progetto iniziale che era all'inizio era una settimana di prova, poi abbiamo fatto 2 mesi di prova. Devo dire che siamo stati molto contenti di questo, insomma, sono stati molto disponibili, anche se all'inizio è stato un po' difficile per un problema culturale, un problema anche di lingua. Adesso siamo arrivati, dopo 2 anni, a avere 40 ragazzi che lavorano da noi, ragazzi e ragazze.
Il percorso, come dicevo all'inizio, è stato un po' difficile anche da parte delle altre persone che lavoravano all'interno dell'azienda, però adesso in questo momento qua c'è veramente una coesione di tutti e siamo arrivati a un grande risultato, secondo me. L'azienda funziona e quando funziona l'azienda vuol dire che funzionano anche le persone che lavorano all'interno dell'azienda. Adesso, come dicevo, questo percorso è arrivato, però c'è uno stop di questo percorso perché c'è un problema molto, molto complicato, che è un problema di permessi di soggiorno. Allora, noi siamo stati molto pazienti fino adesso perché comunque i permessi di soggiorno durano sempre 2 mesi, 3 mesi, si va con i rinnovi, però adesso siamo arrivati a delle realtà che non vengono più rinnovati e per noi è un problema dal punto di vista aziendale ma anche dal punto di vista umano. E speriamo che cambiano un po' le cose. Bene, grazie. Allora io andrei proprio a brevi interventi in maniera che possiamo darci una ricambiabilità.